Nel secondo tempo condanna il Frosinone ad una nuova sconfitta interna. Lo Stirpe resta tabù. Restiamo però per il momento perché l'Empoli sta perdendo nel posticipo contro la Roma. Meno 5 dalla zona salvezza. Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Kickoff. Ciao Michela. Ciao, buonasera. Allora, naturalmente commentiamo insieme questa sconfitta del Frosinone in casa contro il Torino e poi ci avviciniamo a quello che sarà forse uno spareggio salvezza al Castellani di Empoli. Appuntamento domenica alle 15. Lo faremo con i nostri ospiti. Buonasera e bentornato all'amico e collega Roberto Mercaldo. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. La voce, ormai è diventata la voce del Benito Stirpe, la voce della Curva Nord. Buonasera e bentornata ad Elisa Ferrazzoli. Ciao Elisa, Buonasera, buonasera e buonasera a bentornata. tutti. E buonasera e bentornato anche all'amico Luigi Marchignoli. Ciao Luigi, buonasera e Buonasera, buonasera a tutti. Luigi che nel Ciao. Pre-puntata mi ha confidato che insomma fino a qualche anno fa era tifoso della Fiorentina, Sì. poi con l'avvento del Frosinone in Serie A c'è soltanto il Frosinone. Senso d'appartenenza è una cosa Bravo. Importantissima. Bravo. Mi e piace mi auguro di continuare a tifare e nel speriamo. Frosinone Vabbè, per tantissimi anni. Se vai in birra sei tifoso del Frosinone, sempre, no? Assolutamente. Sempre. Ok, va bene. Con un occhio aperto sulla Fiorentina. Va bene, dai, quello te lo concediamo, dai, Michela. Sì, sono tanti gli argomenti, ma naturalmente ho una finestra aperta sull'Olimpico, appunto per aggiornarvi su Roma, Empoli. Un secondo. Nonna? No, sono in diretta. No, non ti funziona il televisore. Sono normale. Non ci può seguire. Apri Facebook. Siamo in diretta su Kickoff, sulla nostra, sì, sulla pagina, e Extra TV. Oppure Instagram, Kickoff. Certi della diretta. No, allora, non devo neanche internet. Allora, sulla radio, okay. Accendi la radio. X Radio, stazione 103 e 7. Ci sentiamo dopo. Scusa, no, vabbè, è il bello della diretta che chiamano anche le nonne, ok, nonna, quindi vabbè, giustamente le nonne su Facebook, su Instagram, sui social, insomma, non sono granché e quindi c'è la vecchia radio, insomma, basta mettersi lì con la manovella 103.7, ci sentiamo anche in radio. In radio però non potete vederci. Può essere una fortuna, però attenzione. Giovanni, buonasera, bentornato. Buonasera, buonasera. Come stai? A tutti. Che mi dici? Tutto bene. Questa sera ho con me l'amico Andrea, con cui ci conosciamo da quando è nato e da quando è nato ha fatto diverse ore di attesa nel mio salone. Questa sera, grazie a voi, l'ho messo su una poltrona di tutt'altro rilievo e quindi gli ho fatto questo regalo. Farai un po' di attesa in televisione, Andrea, dai, va bene. Buonasera anche al nostro pubblico, agli amici Gerardo, Marcello, Pino, tanti amici. Naturalmente ci proiettiamo anche sulla trasferta di Empoli perché dobbiamo coinvolgere il tifo giallo-azzurro. Ad Empoli si deve andare in tantissimi. Allora, Roberto, ripartiamo, aiutatemi questa sera perché veramente io ieri ci stavo credendo, insomma, sembrava il pomeriggio giusto per la prima vittoria del Frosinone allo Stirpe e invece niente da fare, ci si è messo Belotti, perdiamo 2-1. Che partita è stata, Roberto? Insomma, un po' l'abbiamo anche vista insieme nel primo tempo, eravamo abbastanza contenti, soddisfatti, poi nel secondo tempo ci siamo ammutoliti. Sì, purtroppo è stata un po' una partita dai due volti, come hai detto, e ci stiamo un pochino abituando, e non è bello, a giocare bene, giocare alla pari con formazioni di rango, con squadre che sulla carta ci sono superiori. Questo è il passo in più che abbiamo fatto rispetto, ecco, alla prima parte di stagione. Sicuramente, sicuramente. Guarda, io dividerei proprio, c'è uno spartiacque evidente, non voglio delinearlo soltanto con l'avvento di Baroni, può darsi anche che ci siano state delle concause ulteriori, però è di tutta evidenza che il Frosinone ha cambiato marcia e che da un certo momento in poi ha smesso di fare quelle brutte figure che all'inizio dell'anno francamente ci lasciavano demoralizzati. Andavamo via dallo stadio più che arrabbiati, un pochino proprio disillusi, depressi, perché veramente sembrava che non ci fossero proprio i presupposti perché la storia potesse cambiare. Invece adesso, certo, non so se sia più o meno portatore poi di rabbia questo stato d'animo di queste ultime gare casalinghe, perché poi vai via dallo stadio consapevole che il Frosinone ha fatto una signora partita sia con la Lazio sia con la Roma e però, anche con il Torino, però con zero punti, quindi è chiaro che è una situazione un pochino particolare. Sicuramente questa volta ci abbiamo creduto ancor più che con la Lazio e con la Roma, perché poi alla fine con la Lazio il vantaggio lo abbiamo soltanto assaggiato per quel rigore prima concesso e poi negato. Pochi secondi. Ecco, sì. Con la Roma non è durato moltissimo il nostro 1-0. Abbiamo, la bocca abbiamo, al punto. E abbiamo rincorso, fatta, però il punto ce l'avevamo fino al 94esimo. E adesso addirittura un risultato purtroppo sovvertito dal Torino, che peraltro non ha fatto tantissimo per cambiare la storia del match, ma ha senz'altro fatto più di noi, quindi un'analisi oggettiva della gara non può prescindere dalla considerazione che il Toro nel secondo tempo ha giocato meglio di noi, era più convinto e ha cercato il risultato con più cattiveria agonistica, con più attenzione e anche con più corsa. Se questo sia dipeso dal fatto che il Frosinone
per avere la supremazia nel primo tempo, che penso sia innegabile, sì, no? Ampiamente meritato il successo che aveva portato al 45esimo. Forse ha dato un po' troppo e magari è rimasto un po' a corto di benzina nel secondo tempo, forse più per energia psico. Da 100 a 0, Roberto, siamo passati. Però sì, abbiamo proprio smesso di giocare, e anche dopo il pareggio del Torino non c'è stata la reazione, non abbiamo visto il Frosinone catapultarsi nella metà campo avversaria, cercare con insistenza magari di tornare in vantaggio. Mi è sembrato proprio che non avevamo più la forza. Sì, la sensazione che si è avuta è che siano mancate energie, ora non so dirti se fisiche o mentali, psicologiche, sì, mentali, però sicuramente non abbiamo avuto la forza di tornare a giocare come avevamo fatto nel primo tempo. Eh sì. Elisa, è una grande responsabilità questa sera, devi raccontarmi lo stato d'animo del tifoso del Frosinone quando è uscito dalla curva ieri, tra l'altro con la musica allo stadio, che insomma non l'ho capita granché, però va bene, lasciamo perdere, un po' fuori luogo, sì. Anche perché vedevi tutti con le teste basse, la musica che era quasi fastidiosa, perché non si sposava assolutamente con lo stato d'animo, perché... Però io preferisco questo stato d'animo rispetto a quello precedente, cioè... Okay. Quindi tu dici, intanto me la gioco. Intanto me la gioco, poi i punti arriveranno, se non arrivano comunque ho fatto comunque una degna figura, sicuramente per i primi 45 minuti, e il secondo tempo secondo me ha pesato in parte diciamo il calo fisico e in parte anche il calo psicologico, non si spiega altrimenti, perché è una gara veramente spaccata a metà. Un rendimento al 100% e poi quasi poi dopo zero. L'intervallo usciamo a zero. La confusione, e secondo me ha pesato molto il fattore psicologico, forse un po' di paura o la voglia, la troppa voglia di finalmente di vincere a casa, che può diventare anche un peso se uno ci pensa bene, no? Perché se ci riflettiamo alla fine, ieri l'avversario era il Torino, e è un avversario di tutto rispetto, però visto che comunque stiamo giocando bene, ce la stiamo battendo con tutti, e la sconfitta di ieri è sembrata quasi, cioè, un tornare indietro, ma non è così, avevamo di fronte un avversario che sta combattendo per l'Europa. Ecco, Elisa, pensi che una sconfitta del genere possa provocare anche nel tifoso magari un pizzico di scoramento, un pizzico di delusione? Io... Perché comunque sì, te la giochi, però raccogli zero in questo momento, capito? E io, ad essere sinceri, come l'arbitro ha fischiato, ho pensato, ma è finita. E non mi è mai capitato, c'è stato proprio, non lo so. Poi sei tornata a casa e hai iniziato a vedere il calendario, le partite in casa e poi fuori, come ho fatto tutti ieri sera. Sì, sono andata via, ci credevo. Okay. Ma il fatto che io ci abbia creduto e comunque continuo a crederci dipende dal fatto che io vedo la squadra e vedo delle possibilità. Poi razionalmente, però pensandoci, di fronte c'era il Torino. E di fronte c'è un attaccante della nazionale, di fronte c'è Bellotti. E che in però fondo... non faceva due gol da credo una vita. Ma e noi riusciamo a rianimare chiunque. Okay, sì. Questa sembra la maledizione del Frosinone. Anche questo è da capire, insomma, da ragionarci. Luigi, cioè, facciamo comunque una buona partita, poi arriva il Belotti di turno, lo Dzeko di turno, Zapata di turno, due gol, tre gol. Sì. Segnale che anche, insomma... Alla fine le qualità tecniche fanno la differenza, Serie A, alla lunga. La qualità tecnica che fa la differenza. Ecco, perché noi parliamo spesso di tigna, di aggressività, sì, però alla fine... Ma noi ce l'abbiamo messa la tigna e l'aggressività al primo tempo. Basta, se uno si rivede la partita, basta vedere Sportiello nel primo tempo dove era ubicato, stava tra il limite dell'area e il centrocampo, quasi a dimostrare che il Torino nel primo tempo è stato... inesistente. Vero, sì. Una squadra che comunque erano 700 minuti quando prendeva un gol, è arrivato a Frosinone, ha preso il gol, due parate importanti di Sirgo e un autogol clamoroso. Sì. Potevamo chiudere anche il primo tempo in una maniera un po' più, con un risultato un po' più corposo, insomma, no, che chiudeva l'imbattibilità di Sirgo, era anche simpatica, capito? Sarebbe stata una cosa simpatica. E poi purtroppo c'è stato l'intervallo, e nell'intervallo non so che cosa è scattato nella mente di tutti quanti. Probabilmente vorrei usare un termine tennistico, il braccino del tennista, perché sono rientrati nel secondo tempo i primi 15 minuti da 100 a 0, velocità zero, nel senso che proprio li abbiamo proprio subiti, e poi non abbiamo avuto il coraggio, la forza e fisica e mentale di reagire nonostante i cambi che ha fatto l'allenatore. Però mi riallaccio a quello che hanno detto loro in precedenza. Prima andavamo via incavolati, si può dire un altro termine, incazzati neri. Vabbè, adesso invece usciamo con una sensazione diversa, amareggiati, perché comunque vediamo che la squadra sta giocando.
forse anche con un po' di rammarico, perché qualche scelta doveva essere fatta in precedenza. Ora non voglio sparare sulla Croce Rossa, però la squadra da quando è venuto Baroni ha cominciato a giocare, sì, c'è un gioco, c'è un'impostazione, c'è un'impronta diversa. Prima sì, subivamo le altre squadre, facevamo gli spari in partner delle altre squadre, adesso invece giochiamo e abbiamo giocato alla pari con la Roma, alla pari con la Lazio, siamo andati a Genova, abbiamo vinto con la Sampdoria, abbiamo pareggiato in 10 contro il Genova, sì. Siamo andati a vincere a Bologna, il nostro lo stiamo facendo, poi il calendario partiamo con un ritardo di 10 partite, un punto soltanto. È vero che il calendario non ha deposto a nostro favore, perché alla fine cioè, abbiamo preso un'infilata clamorosa, però adesso io dico, se facciamo, e uso un altro termine sportivo, un filotto biliardistico, okay. Anche 7 punti, siamo lì, non è che questi stanno lontani. Quindi la pensi come Elisa, insomma, a fine partita hai detto è finita, poi ragionando... No, io neanche a fine partita ho detto è finita, io ci credo. Io ieri incontravo tutti che mi dicevano no, è finita, game over, è andato. No, assolutamente, giocando così possiamo giocarcela fino alla fine, poi la matematica voglio dire. Vabbè, certo. Se ci condanna la matematica è finita, però possiamo dire, come ha detto lei, che ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo fatto una cosa dignitosa, perché farla come la stavamo facendo prima con Longo alla guida della squadra, finiamo un campionato in maniera proprio mostruosa. Proprio. Fammi sentire un po' i tifosi, Gerardo, vengo giusto. Da te, fammi capire un attimo lo stato d'animo del tifoso, ecco, che pensi, ce la facciamo oppure al termine della partita ieri veramente hai detto ormai siamo andati, abbiamo perso il mio volta stato in d'animo casa. È altissimo. Basti pensare che io oggi ho messo dei post dove incito tutti quanti i tifosi ciociari a non abbassare la guardia, perché stando vicini alla squadra io sono sicuro che un risultato si può raggiungere, la salvezza. Io ho come punto di riferimento la spalla dell'altro anno, dove all'inizio i risultati erano, non venivano, e chi ha vinto la scommessa sono stati i tifosi, che hanno fatto quadrato intorno alla squadra e alla fine i risultati li sappiamo tutti, si sono salvati. Il caso della SPA, il caso del Crotone di 2 anni Crotone, fa. Crotone, io voglio dire, ecco, voglio dire, domenica è una finale di Coppa dei Campioni, quindi con qualsiasi mezzo io invito tutti quanti a venire a Empoli, perché andare a Empoli con 200 persone ha un significato, certo. Presentarsi con 1000 è un'altra cosa, è tutta un'altra storia, sì, perché devono essere incitati i ragazzi e soprattutto in riferimento alle prestazioni delle ultime 6-7 partite, non hanno nulla da rimproverare, ecco, gli amici hanno detto tutto sul fatto dell'aspetto tecnico della squadra, però io li elogio, ci faccio i complimenti per l'attaccamento alla maglia. Magari quello che chiedevate anche nei primi mesi, il tifoso era arrabbiato perché non vedeva. Io voglio dire, non bisogna essere tifosi solo quando si vince, ma soprattutto quando i risultati non vengono. E io sono sicuro che qualcosa ci daranno, come sempre. E voglio fare i complimenti a Paganini, a Luca, per il gol ritrovato, perché lo merita. Okay. Un grande ritorno, è stato a lungo fermo, adesso aspettiamo l'altro che deve tornare protagonista, Federico Dionisi. Marcello, intanto complimenti per l'abbigliamento, Marcello, perché tu sai che se indossi le casacche giallo-azzurre a me vengono tipo i cuoricini quando vedo una bella ragazza. Non è nera però, eh? Non è nera. No, guarda, non mi affascina tanto la divisa nera, però tanti dicono è bellissima, sai, però vabbè, I colori del punti di vista, dai. I colori del Frosinone sono giallo e blu. Ecco, bravo. Punto. Al massimo il bianco possiamo mettere in trasferta. Senti questa di ieri, Angelo. Dimmi, allora, normalmente Marcello. Allo stadio incontri un po' tutti gli estrati del club, no? Ok. Mi sento chiamare. Preside, mi giro. Ciao, devo dire una cosa. Dimmi. Dice, senti, presidente, volevo dire una cosa. Se vinciamo oggi... Con il Torino, quindi. Mi segni per Empoli a me e mio figlio. Ah, ok. Ah, solo se vinciamo. Okay. Ci ho detto, senti, fa una cosa. Se vince o perde Frosinone, statene a casa, che è meglio. Questo è il veramente. Segnale che lancia il club. Il club dei fedelissimi. Se vince Frosinone, mi segna Empoli per... No, dai. Non è... Elisa, non è il discorso da fare. No, assolutamente. No. Ci sta una seggenza. Cioè, che vinca o che perda. Comunque noi non ci porta niente. Domenica mattina si parte. Siamo sempre presenti.
Fate il conto che tra poco mi dovete aggiornare sul numero di posti già occupati per la trasferta di Empoli, tra poco mi aggiornate su tutto. Roberto, voglio ragionare un attimo. Angelo, vai Gerardo. Noi ci abbiamo quasi un pullman pieno. Già pieno adesso? Sì, ok. Quindi, puntiamo al secondo. Questo sta a significare che chi vuole bene a Frosinone ci crede. Nonostante la sconfitta. Nonostante la categoria e la sconfitta. Ok. Perché... Quindi un pullman da 50, no, quello piccolo. 50. Ok, quindi andiamo verso il secondo pullman. Bene, così mi piace. Roberto, voglio ragionare un attimo su questo intervallo. Ecco, da esperto, segui il calcio, insomma, da una vita. Che può succedere in 15 minuti? Può essere, come dice l'amico Luigi, il braccino corto, insomma, la squadra non ha mai vinto in casa, vede la vittoria vicina e inizia a soffrire. Può essere Torino, che comunque, se vai a vedere, ha più qualità. Mazzarri mette Iago Falchi e cambia un po' la partita. Può essere anche l'aspetto fisico, perché in campo c'erano Gori, Paganini, Maiello, che insomma quest'anno per un motivo o per l'altro hanno giocato un po' meno. Può essere anche un'indicazione del tecnico che dice magari abbassiamoci, difendiamo un po' più bassi. Che può succedere in quel quarto d'ora dentro lo spogliatoio, Roberto? Perché la differenza è stata clamorosa. Un grandissimo Frosinone nel primo tempo, poi Frosinone è scomparso nel secondo tempo. Beh, guarda, conoscere questa risposta sarebbe già fare un bel passo avanti, insomma. potremmo poi, sulla base di quella che è la motivazione ufficiale, andare ad agire sulle prossime gare ed evitare che possano ripetersi queste situazioni. In realtà io credo che ci siano delle concause, insomma, un po' tutto quello che tu hai citato può aver contribuito a questo repentino cambiamento di scena e a questo purtroppo alternarsi della formazione dominante che è diventata il Torino. Io credo che non basta soltanto un discorso fisico, perché i nostri giocatori sono ben allenati e anche se c'è qualcuno che magari non è più abituato a giocare per 90 minuti da un po' di tempo, credo che insomma sia una spiegazione un pochino limitativa e non esaustiva di quello che è accaduto contro il Torino. Probabilmente l'aspetto psicologico è quello dominante, cioè la squadra si è vista vicina ad un traguardo che era quello di tornare finalmente a gioire davanti al proprio pubblico, tornare a vincere a Frosinone, che sembra diventata veramente una chimera adesso. E sì, noi eravamo abituati bene. Noi in casa vincevamo sempre, poi fuori prendevamo Sì, c'era proprio la tendenza della squadra, era marcatamente una squadra casalinga il Frosinone. Abbiamo sempre costruito tutte le nostre fortune, tutte le grandi vittorie. Se andiamo a vedere anche gli anni in cui abbiamo vinto i campionati in C1, in Serie B, vai a vedere quanti punti abbiamo fatto in casa e quanti fuori. Ecco, al Matusa non si passa, Al Matusa non vinceva nessuno. Abbiamo sempre costruito il nostro tesoretto al Matusa. Quindi adesso siamo un pochino perplessi dinanzi a questa novità, però molto dipeso dal calendario. Indubbiamente le partite che ci ha proposto questo girone di ritorno, le partite casalinghe, erano partite contro avversari di rango che possono determinare anche degli impacci, ripeto, non fisici, proprio mentali. Cioè stiamo vincendo con il Torino, stiamo vincendo con il Torino, sì, sì. Gestiamo la partita, stiamo pareggiando con la Roma, che cosa succede? Succede che quando sul 2-2 con la Roma, sì, all'ultimo minuto di recupero provi a fare ancora un'azione offensiva, poi noi addetti ai lavori per primi, diciamo, ma potevamo accontentarci, stavamo facendo un punto d'oro con la Roma, siamo stati propositivi fino al 93esimo, abbiamo perso palla, De Rossi fa il lancio e prendiamo gol. Allora forse tutto questo ha comportato nei giocatori un pochino di timore, quindi la squadra era frenata, perché non so se gli amici sono d'accordo, ma è sembrato proprio che nel secondo tempo avessimo il freno a mano, non fossimo in grado di proporre le nostre trame di gioco, i nostri scatti, di adrenalina, di concentrazione, sì, proprio di presenza psicologica È stata veramente clamorosa. Luigi, i cambi, le scelte di Marco Baroni ti hanno convinto? Perché insomma, fuori Maiello, dentro Trotta nella fase centrale del secondo tempo, poi fuori Capuano, dentro Ciofani, giochiamo con quattro punte, scelta che insomma è sembrata quasi la mossa della disperazione, mettere quattro punte, insomma. Il cambio di Ciofani è stato secondo me tardivo. L'ingresso di Trotta secondo me non lo giustifico come scelta proprio tecnica di Baroni. È un appunto che gli vorrei muovere, però io faccio tutt'altro nella vita di tutti i giorni. Vabbè, certo, però esatto, col segno di poi, in quel momento storico, togliere Maiello e mettere Trotta, o voleva dare un segnale, la voglio vincere a tutti i costi perché ci credo, oppure non lo so, non la so capire questa cosa, non so dare una giustificazione ulteriore a questa.
il cambio di Ciofani tardivo, e poi si è dimenticato il terzo cambio, perché Balzania ha fatto arato proprio tutta la fascia di e poi alla fine si è appoggiata alla bandierina proprio esausto perché non l'ha fatta entrare, quindi non so dirti. Vignali non c'era, San Marco non c'era, quindi l'unico cambio possibile era o Valzania o Beghetto. Sì. Beghetto, che magari un po' in mezzo, ecco. Beghetto poteva essere. Un'altra cosa, sono due partite, tre partite che Beghetto lo ha messo di nuovo nel dimenticatoio. È vero che Molinaro si sta un attimino riscattando, ma è pur vero che insomma gli ultimi 10 metri sono terrificanti, non riesce ad azzeccare un cross. Ieri alla fine quello era determinante, stavano 4-4 contro 2 dentro l'area di rigore, poteva succedere qualche cosa, insomma. Però era anche stanco. Ha fatto un gran primo tempo. Non è vero che non azzecca un cross, perché ha messo un cross in testa a Pinamonti perfetto. Molinaro non in questa partita, in un'altra partita. Però insomma, partita di ieri, diciamo che è un giocatore in crescita. Però in crescita, il primo tempo ha fatto un gran primo tempo, ha chiuso bene, si è promosso bene. A me dà molta bene. Sicurezza. Aspetta Marcello un attimo, microfono a Marcello, dicevi Marcello, vai. Dicevo che comunque era stanco, cambiarlo un quarto d'ora prima, okay. Mettevi il Beghetto dentro. Anche perché il terzo cambio... Qualche novità poteva pure uscire fuori. Prima di ascoltare un attimo Marco Baroni, Luigi l'ultima, sempre sul tema delle scelte in difesa, ultimamente qualche distrazione di troppo, soprattutto di Goldaniga. Penso alle alternative, Riaudo, Brighenti, che insomma mi sembra scomparso dai radar, anche Krajnc. Krajnc non ha sbagliato niente. Quando eravamo pessimi, Krajnc non sbagliava niente, era l'unico che portava la croce là dietro. Adesso, e poi uno che ci Salomon, sempre... Esatto, Salomon sta facendo un buon campionato, adesso si è grandemente riscattato. Quindi Riaudo se lo deve sudare il posto adesso, però potrebbe, non lo so, se può trovare posto a fianco allo stesso Salomon. Però Goldaniga ha dei momenti proprio di appannamento terribili. Sul secondo gol di Belotti, cioè ha permesso a Belotti di appoggiarsi, di buttarsi giù e di fare una mezza rovesciata. Ha fatto un bel gol, insomma, poi alla fine un bel gol. Diciamo che non ha chiuso bene. Roberto, in molti sui social si sono scatenati anche con Sportiello, dicendo che insomma qualcosina in più poteva fare. Che mi dice sui due gol? Certo, due gol che arrivano lì a pochi metri, però insomma. Devo dirti che sono in parte d'accordo. Okay. Scatenarsi mi sembra proprio poco opportuno, perché Sportiello finora è stato... prima prendeva 30 tiri a partita. Sul campionato in assoluto di Sportiello fino a questo momento veramente non possiamo avanzare alcun tipo di critica. Sulla circostanza specifica di questi due gol subiti dal Torino, mi sembra che possano tranquillamente classificarsi non tra i tiri imparabili. Sostanzialmente doveva compiere una prodezza per evitare che segnasse. Però nel bagaglio di un portiere ci sono anche le prodezze, no? Certo. A me sembra che Sportiello sia bravissimo a prendere i tiri da lontano, anche le fucilate, cioè quando ha un secondo, due decimi di secondo per riflettere, è bravo. Nei tiri che subisce da vicino, anche quando non sono irresistibili, anche quando la palla sembra apparentemente lenta, non c'ha proprio quel riflesso. Poi fanno parte pure delle caratteristiche tecniche di ciascun portiere, no? Sicuramente non possiamo dire che siano delle colpe ascrivibili a lui in particolare, delle grandi colpe, però nemmeno che siano proprio due gol imprendibili. Non possiamo dire, chiunque al posto suo avrebbe preso gol. Secondo me quella è una forzatura. Allora, pochi secondi di Marco Baroni, che ha commentato così la sconfitta del Frosinone contro il Torino, proiettandosi naturalmente già lo spareggio, così l'ha definito il tecnico del Frosinone di Empoli, e poi torniamo in studio, messaggi, e continuiamo naturalmente a parlare soprattutto di questo tabù del Benito Stirpe. Marco Baroni. Noi non possiamo non essere aggressivi. Frosinone non può non essere aggressivo in campo, perché questo ti porta a prendere cross facili e a difendere delle situazioni in campo, in area di rigore, che diventano difficili da gestire. Su quei due episodi del gol potevamo fare meglio, perché poi, se andiamo a vedere, tranne la punizione, l'ultima palla di Belotti davanti al portiere, che oramai eravamo molto sbilanciati, non è che il Torino abbia avuto situazioni particolarmente pericolose. Ne abbiamo avute anche noi nel primo tempo, non siamo stati magari un pochettino più determinati, un pochettino più incisivi nel chiudere l'azione.
E quindi niente, adesso siamo di nuovo a commentare una sconfitta in casa che brucia tantissimo, tantissimo. Le sconfitte sono tutte pesanti. Se devo pensare al dopo Roma, quella è stata una mazzata pazzesca. Poi siamo andati a Genova e abbiamo fatto una partita straordinaria. Noi ora dobbiamo preparare questa gara, che per me credo che sia una partita fuori dentro, perché è chiaro che a Genova e a Empoli devi fare una partita in cui devi provare a vincere, devi cercare di vincere la gara. E questo Marco Baroni proiettato già la sfida di Empoli. Vai con i messaggi, Michela. Ne parlavate poco fa e Aldo riprende l'argomento: come si può appunto dominare il primo tempo e poi sparire dopo la ripresa. Io penso che sia soprattutto un fatto psicologico, comunque ad Empoli presente insieme ai miei amici, e questo è il messaggio di Aldo. E poi Marco, ma facci sapere naturalmente il tuo porta pranzo, quello che comprende, mi raccomando. Sarà bello abbondante. Come minimo, guarda, partenza dalle 9 alle 9 la sera, chissà che mangiano, vai. Poi c'è Marco, mi sono svegliato di cattivo umore, io però credo nella salvezza del Frosinone fino alla fine, ma dobbiamo vincere in casa. E ancora, come avevo detto lunedì, manca qualcosa a centrocampo, per me il mister deve lavorare in difesa e in attacco. Ancora un saluto al generale Championet, che stasera è lì con noi, mascherato però da Francesco. Ok. E ancora un altro messaggio, Simona, che scrive, che salutiamo, Simona Celletti. Arriva il saluto. Ecco, che scrive: Jim Morrison diceva: se vuoi uccidere un uomo, privalo del suo sogno più bello. Dobbiamo essere bravi in questo momento difficile a non privarci del nostro sogno, a lottare noi con la voce e loro in campo. Non servono inutili critiche volte a frustrare l'ambiente, ma compattezza e mentalità vincente. Finché ci sarà speranza, abbiamo l'obbligo di crederci. Il tempo delle lamentele è finito, adesso servono solo due cose: coraggio e punti. Onore sempre a chi combatte. Noi siamo ciociari e venderemo cara la pelle. Un abbraccio a tutti. Brava Simona, grazie. Ambrogio che scrive: buttate il sale allo stirpe, tutta colpa del Palermo. Che tra l'altro sta perdendo 1-0 contro il Venezia. Non ha segnato Citro, però la notizia è questa: ha segnato Boccalon, 1-0 del Venezia. Il messaggio di Davide che scrive: sembra ormai sia normale avere arbitraggi contro, dato che nessuno ne parla, ma io ieri ho visto un arbitro stile Aureliano, l'ho visto solo io, non che abbia influito sul risultato, ma sarebbe ora di alzare un po' la voce. Tema arbitraggio, Luigi, che dici? Scandaloso. Okay. L'arbitro ieri è stato scandaloso. Io pensavo no, tutto che è scandaloso. No, è stato scandaloso. Il primo tempo ha fischiato non si sa che cosa, ha fischiato di tutto, è vero, di tutto il contrario di tutto, e poi ha permesso a qualche giocatore del Torino, e nello specifico a Zaza, io l'ho proprio puntato. Posso usare questo termine virgolettato? Un picchiatore terribile, un fighter, uno che ha menato dall'inizio alla fine, ha spaccato la faccia a tutti quanti e ha preso il cartellino agli ultimi minuti. Gli hanno permesso di tutto, È vero. Ha fatto dei falli. Ci sono stati episodi clamorosi, però insomma la gestione, ha fatto dei falli allucinanti. Poi qualcuno mi ha detto oggi, ma anche Belotti ha preso un sacco di botte, ho capito, però voglio dire, ma a Salomon gli ha dato gomitate in faccia per tutta la partita, è micidiale, ha menato a tutti quanti, gli ha permesso di assolutamente tutto. Poi a noi ha permesso a loro due ripartenze clamorose su falli fatti su Paganini proprio al limite dell'aria, e quelli possono essere... Anche questo c'è da dire, che non ci capitano neanche degli arbitri molto... L'arbitro era Giacomelli, se non sbaglio. Giacomelli di Trieste. Stava sotto effetto della bora, probabilmente. Vabbè, il vento è arrivato qua, quindi... arbitraggi, 4 sconfitte, mi sembra, questo arbitro con noi. Quindi, ma speriamo non venga più sorteggiato. Speriamo che Giacomelli, insomma, non lo vediamo più. Allora, mi rifaccio al messaggio dell'amica Ambrogio, come ha detto Michela, buttiamo il sale allo stirpe. Sì. No. Che dobbiamo fare, cara Elisa? Allora, abbiamo realizzato una grafica con... il bollettino del Frosinone allo stirpe, che insomma è incredibile: 12 partite, 0 vittorie, credo sia un record assoluto anche per la società, soltanto 4 pareggi, ben 8 sconfitte, 9 gol fatti, 27 gol subiti. Ieri è arrivata la quarta sconfitta consecutiva in questo 2019, Atalanta, Roma, Lazio e ieri con il Torino. Ho letto anche diversi tuoi pezzi, cara Elisa, che tu rievochi un po' il Matusa. Che succede? Non c'è quell'ambiente... Non c'è quell'ambiente che c'era al Matusa. Il Matusa era una bolgia, cioè, adesso lo stirpe è diventato un po' più un teatro. Il fattore casa, no? Okay, sentirsi a casa, che non c'è. Forse non ci siamo mai abituati completamente a questo stadio, che per carità è meraviglioso, però è un po' glaciale, no? È un po' freddo, un po' asettico, poi. Sì.
E sicuramente, diciamo, il tifo non offre delle grandi prestazioni negli ultimi, insomma, nelle ultime gare. Lo sente anche il tifoso questo? Sì, lo sente, io lo sento, nel senso che... tu dici entrare lì era una cosa, entrare capitava spesso al Matusa, di a un certo punto, mi capitava personalmente, che mi si bloccasse il fiato per la bolgia. Sì, vero. Io cantavo, ma non riuscivo a sentire la mia voce. Invece io adesso sento benissimo la mia voce, distingo le voci di tutti quelli che ho intorno. E anche chi canta, cioè sembra che sta praticamente cantando da solo. E gran parte dello stadio rimane comunque immobile, muto. Questo fa tanta differenza, perché ricordo al Matusa i distinti erano peggio della curva praticamente. Quando c'era un fallo sotto i distinti succedeva il panico. È vero che c'è stata una migrazione dei distinti alla curva nord, visto insomma, la campagna abbonamenti con il rialzo dei prezzi, giustamente c'è stata una migrazione. Però io penso che sia venuto, questo è il momento di tirare fuori la voce e di diventare veramente il dodicesimo uomo in campo, perché esiste una relazione fra tifo e risultato. Certo, assolutamente. Non è una cosa, sì, è una cosa che è di fuori di qualsiasi logica. Io credo sia anche logica, una cosa, anche una cosa visiva, perché io mi ricordo il muro del Matusa, che la curva era bella alta, vedevi proprio il muro giallo. Qui comunque è più allungata, quindi dà quell'impressione... Siete di più adesso, però al Matusa sembravano il doppio, capito? Però... C'è un esempio cestistico, Angelo, che è pertinente, credo. Ci sono due grandi club, due grandi società di basket, la Virtus Roma e l'Armani Milano, che sapete è la più blasonata in assoluto, diciamo, è la Juventus del basket. E praticamente queste due società, nel corso della loro storia recente, sono state costrette a tornare al loro impianto piccolino. Praticamente la Roma dal Pala Euro se n'è andata a giocare a Viale Tiziano e Milano dal Forum di Assago, che è uno spettacolo di palazzetto, insomma una cosa grandiosa, cominciava a non vincere più in casa, in Eurolega, eccetera, e era tornata, non adesso, un paio d'anni fa, al Pala Lido, il mitico Pala Lido della Billy Milano, di D'Antoni, eccetera. Quindi capienze ridotte, però. Quindi, perché praticamente non è che avevano subito un decremento di tifosi, ma proprio lo stesso numero di tifosi all'interno di ambienti più grandi, anche nel basket, non forniva quell'effetto catino, quell'effetto casalingo forte che purtroppo appunto risultava essere determinante addirittura per i successi della squadra. Ora noi al Matusa non c'è più, non possiamo tornare, quindi dobbiamo semplicemente trasformare lo stirpe in quello che una volta era il Matusa. Quindi Florenzi disse, dobbiamo fare 10.000, ne sembravano 50.000, e quindi c'è quell'effetto quasi claustrofobico. Dobbiamo ricreare quell'effetto, che è possibile anche allo stirpe, perché io l'ho vissuto e me lo ricordo contro il Venezia, lo ricordo contro la finale col Palermo, quindi è possibile. E allora la gara che è stata spaccata in due sul campo è stata spaccata in due anche sugli spalti, perché nel primo tempo lo stirpe ha cantato, il secondo tempo molto spesso si sentivano di più i mormorii di disapprovazione per un cross sbagliato di Molinaro piuttosto che per un intervento di Gorio. No. Siamo un non po' imborghesiti, Elisa, che pensi? Ci siamo cioè, nel senso, prima il tifoso del Frosinone in Serie C andava, adesso la Serie A, se uno sbaglia il cross, già. Sì, ci siamo imborghesiti e il tifoso in quella circostanza facesse il tifoso, cioè facesse il tifoso poi di una squadra esce, di calcio, ti fasse. Poi quando uno esce può fare l'allenatore, può fare quello che vuole, in quel caso cantasse, insomma. Luigi e poi Gerardo, Luigi, su questo tema Benito Stirpe, cioè, senti anche tu, insomma, questa... Sì, vabbè, questo distacco. Sì, ma diciamo che oltre ad essersi imborghesito il palato, si è anche imborghesito un po' il tifoso, perché io vedo che si viene a fare salotto in tribuna, si viene a fare la sfilata e viene a mancare proprio la concretezza del tifoso. Sì. Un tanto di cappello alle curve, che veramente, soprattutto la curva nord, che è sempre presente. Ieri ha cantato da... Ci proviamo. Ha cantato, non è vero, ha cantato dall'inizio alla fine, ha sostenuto la squadra fino alla fine. E poi un minimo di scoramento penso che ci sia stato, è normale dopo che subisci anche il secondo gol. Però non è mai mancato l'incitamento. È dalle altre parti dello stadio che non c'è proprio questa presenza, proprio
circostanza che si fa sentire. Ma non tanta tutta la Nord comunque, eh? Al Madusa era diverso, al Madusa era come una bomboniera, ce l'avevi là, come un ring anche di pugilato. Anche perché dando un'occhiata insomma anche alle altre squadre, per esempio vedo il Cagliari che in casa va fortissimo, che ha questo catino che con l'Inter veramente sembrava di essere a Istanbul una volta. Anche se Mazzari nell'intervista, nelle dichiarazioni dopo partita, ha detto che il dodicesimo uomo in campo sono stati i tifosi, insomma ha riconosciuto che la tifoseria del Frosinone è una tifoseria calda che fa giocare bene anche la squadra, però voglio dire serve qualcosa in più da parte del tifoso. Gerardo, devi interrompere Luigi, sennò mi ruba tutto quello che io voglio dire. Non lo sapevo, quindi l'ha pensata allo stesso modo. In gran parte io condivido le stesse parole che dice Luigi e di Elisa, però voglio dire una cosa: noi al Madusa abbiamo conquistato le nostre migliori vittorie. Sappiamo che ha una capienza di 5.000 posti in meno, sì. Era la rincorsa al posto, sì. Noi abbiamo fatto il campionato di Serie B, le vittorie ci sono state, certo. Quest'anno purtroppo il palcoscenico della Serie A, ecco qua che i risultati stanno sotto gli occhi di tutti e ogni giornata è una sconfitta, perché magari non perché il Benito Stirpe porta sfiga o quant'altro, secondo me perché sono categorie diverse dove c'è un minimo errore e l'avversario ti castiga. Okay. Io una cosa voglio dire, ma non è una polemica, a maggior ragione di questi episodi qui del pubblico che non sta sulle orecchie dell'avversario, in un futuro rivedere un attimo il discorso famoso del biglietto posti, perché in curva, giustamente come dice Luigi, si vedono degli episodi che vengono per vedere la maglia del Milan, della Juve, okay, della Roma, ma non per tifare il Frosinone. Okay. Questo succede sia in curva nord, okay, che in questo curva... Questo è determinato insomma dal fatto che i prezzi... Allora, io ti voglio dire, io anche ieri a un mio tesserato del club ho detto il club non serve perché io ti devo far dei favori per prenderti l'opportunità dell'abbonamento, okay, è che devi seguire tutto ciò che riguarda l'indotto Frosinone, certo, calcio, certo, assolutamente. Purtroppo quando i ragazzi della curva, Marco e Gianluca, per 90 minuti io li ammiro perché escono stremati, ma loro più di questo non possono fare. Andiamo in trasferta, in 100 stavamo a Genova, sembravamo che eravamo 300, stiamo in 3.000 in curva nord negando lo 500, okay, sì, lo stadio è più grande rispetto al settore ospiti, ecco e qua anche è la politica differenza. Dei prezzi ha portato il tifoso magari che ai distinti si vedeva la partita, allora da io proporrei una cosa, okay, che l'anno prossimo in virtù di questi errori sempre un certo, mio pensiero errori poi buona fede assolutamente, sì, per carità non voglio aprire una polemica, sì. È che ci sono questi benedetti spicchi, le persone che vogliono vedere la partita in Santa Pace non vogliono cantare, e la bandiera, la sciarpa, okay, ieri c'è stata scaramuccia, nemmeno la voglio iniziare, okay, per delle stupidaggini, vanno allo spicchio della tribuna est e si vede una partita in Santa Pace, certo. Però i ragazzotti che sono il fulcro del tifo devono venire tutti quanti in curva nord o in curva sud, andare in curva e tifare. Allora Michele, aggiornamento che ci fermiamo, Roma 2 Empoli 1 tutto a posto, il Venezia sta vincendo, niente, se volete anche il Francoforte sta vincendo contro il Düsseldorf, questo è l'aggiornamento che arriva dalla Bundesliga. Allora ci fermiamo, vi lascio in questo piccolissimo break con le parole di Paganini e Gori che cercano di dare coraggio a tutto l'ambiente del Frosinone, ascoltiamoli. Oggi bisogna aggrapparsi comunque sicuramente non alla vecchia guardia ma a tutto un gruppo di gente che secondo me ci crede, lo vedo negli occhi dei miei compagni, lo vedo comunque nelle corse che si fanno per aiutare gli altri, deve aggrapparsi a questo, ovviamente bisogna aggrapparsi anche agli altri, alle altre squadre sperando che non facciano punti. Guarda, io ormai sono anni che sto qua e siamo abituati a soffrire fino alla fine, ditemi se mi sbaglio, quindi come mentalità di questo popolo, di questa squadra, soffriamo fino alla fine, quindi sappiamo farlo e ci dobbiamo credere tutti insieme fino alla fine perché si può fare, abbiamo anche due gare in casa e dopo la prestazione di oggi, dopo il primo tempo di oggi, io continuo a crederci fino alla fine.
Veloci verso il Castellani di Empoli, dove è arrivata la prima storica vittoria in Serie A in trasferta del Frosinone, era il febbraio del 2016. Speriamo, insomma, che la cabala possa ripetersi già domenica. Cambia la guardia, attenzione, Giovanni che fa il caffè e Michele che fa i capelli. Andrea, e io, a forza di guardare Giovanni, ha imparato, quindi. Ho bene, imparato. Bene. Lui si presta, Andrea si presta. Fammi parlare un po' con Andrea, che ho saputo che è un piccolo calciatore. Andrea, che ruolo giochi? Sì, sono difensore centrale o terzino. Ok, difensore centrale o terzino, a chi ti ispiri? Fammi capire. Non lo so, Chiellini. Ok, quindi guardi Chiellini. Del Frosinone sì. Chi guardi con un certo interesse? Dai, Ariaudo, Capuano. Non lo so, nessuno in particolare, sinceramente. Ok, quindi non ti fidi tanto dei difensori del Frosinone? No. Senti, ce la facciamo a salvarci, che dici? Sì, secondo me sì, dai. Ok, quindi ci potrebbe essere qualche possibilità. Speriamo, dai, speriamo. Allora, ragioniamo un po' mentre Giovanni giustamente si gusta il suo caffè, Michela continua a fare. Io porto i capelli. Le forbici così intanto. Ragioniamo con i nostri ospiti e con i nostri amici sulla corsa salvezza del Frosinone. Ogni lunedì facciamo questo punto sul Frosinone e sulle altre squadre, cerchiamo di capire chi sta meglio e chi sta peggio. Diciamo che l'ultima settimana, l'ultimo weekend ha premiato il Bologna, che ha vinto una gara importante in casa al Dall'Ara contro il Cagliari. Roberto, conta, cambia le carte in tavola il successo del Bologna, mentre possiamo vedere la grafica con i punti e con le prossime tre partite. Frosinone che ne avrà due in casa, lo ricordiamo, in tre giorni. 31 marzo Frosinone Spal, 3 aprile Frosinone Parma. In mezzo, prima c'è naturalmente la trasferta di Empoli, in mezzo c'è la pausa. Il Bologna che sale a 21 punti, stacca il Frosinone. È chiaro che il Frosinone la corsa la deve fare sull'Empoli, che sta sempre perdendo 2-1 sul quart'ultimo posto della classifica. Però cambia un po' le carte in tavola il successo del Bologna, Roberto. Beh, indubbiamente le possibilità di salvezza del Bologna un po' lievitano, un po' salgono alla luce di questo successo e soprattutto delle prestazioni che il Bologna sta fornendo. Perché io credo che la sconfitta che ha patito a Udine sia stata una sconfitta ingiusta, perché oggettivamente l'Udinese ha fatto poco per vincere quella partita, aveva giocato meglio il Bologna e quindi io... Poi ha perso a Roma e con la Juventus giocando buone partite. Guarda Angelo, io sarei stato contento se il Bologna avesse vinto con l'Udinese, perché in questo momento le squadre più disastrate mi sembrano proprio l'Udinese e la Spal. È vero, sì. Per cui se l'Udinese avesse 3 punti in meno sarebbe un bersaglio dei più perseguibili da parte del Frosinone. Tra l'altro occhio proprio al calendario, l'Udinese, Napoli e Milan fuori casa. E la Spal comunque in casa a Roma e Lazio, che insomma non credo concedano punti, cioè, perché sono in corsa. L'Empoli, Juve, Napoli, non è sta messa meglio di noi. Il calendario è premiale. Possiamo fare la corsa sull'Empoli, sull'Udinese, naturalmente anche sul Bologna, che è la più vicina ancora come punti del gioco. Però l'Udinese, la Spal e l'Empoli mi sembrano le formazioni che possiamo mettere nel mirino. È chiaro che dipende da noi, dipende dal certo. fatto che un'accelerazione. Certo, tu i punti li devi fare. La tabella di marcia nostra deve subire un'accelerazione di tutta evidenza, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, perché non è possiamo sperare. Si è solo alzata la media punti con il successo del Bologna, Roberto, perché la settimana scorsa parlavamo di 34, 35, 36 per essere salvi. Ma io penso che non si sia spostata oltre i 34, non credo, francamente. Quindi dobbiamo fare 17 punti. Dobbiamo fare 17. Cioè, quello che abbiamo fatto in 27 giornate lo dobbiamo fare in 11. Però, come diceva Luigi, teniamo pure conto del fatto che le prime 8 giornate avevamo un punto, è vero, se non sbaglio. Sì. Noi siamo partiti a ottobre. Quindi noi siamo partiti, abbiamo il campionato è cominciato alla nona. Sì, è vero, nel girone di andata, in questa fase, ne abbiamo fatti 7. Noi alla decima partita stavamo ancora in Canada, quindi... Sì, abbiamo fatti 7, sembra che Empoli e Spalli ne hanno fatti 6, sì. E il Bologna ne ha fatti 8. Abbiamo iniziato a fare punti con l'Empoli in campo. Dobbiamo fare 7 punti nelle prossime 3 partite. Sarebbe meglio farli 3 ad Empoli, 3 a Empoli. E non 6 nelle due partite chiaro, in casa. Sì. Meglio farne 3 a Empoli e 4 nelle partite in casa successive. Sarebbe un buon bottino. Con 7 punti andiamo a 24. E secondo me poi ancora 8 giornate. 8 giornate dalla fine, ci siamo. L'Udinese viene a Frosinone. Il Chievo viene a Frosinone. Il Chievo viene a Frosinone. La Spal viene a Frosinone. In tutto ciò, naturalmente, diamo il Chievo già fuori, certo. No? Chievo sì, per quanto sia una squadra che ha delle risorse insospettabili, ma insomma, 5 punti, insomma. No, il Chievo sta fuori. Potrebbe essere arbitro però del destino, perché sappiamo bene che poi quelle poche squadre, adesso con il fatto dell'Europa League, della Champions espansa a 4 squadre, sì. Alla fine, se andiamo a vedere le formazioni che sono in una zona neutra di classifica, nella cosiddetta terra di nessuno, sì. No? Sono poche, per fortuna, per la regolarità del campionato, Sassuolo, è importante un po' il Parma che, adesso. È importante che siano meno, sì. Possibile, perché poi sono le squadre che potenzialmente potrebbero regalare dei punti. E in questo il Chievo sta facendo una gran figura. No, il Chievo insomma, se la sta giocando sempre tutte con grande con onestà, con grandissima onestà.
Notaro, che mi dici su questa corsa salvezza? Intanto come è andato il carnevale? Tutto a posto? Vi vedo felici, tranquilli, rilassati. Il carnevale è andato benissimo, 16.000 persone, insomma, la dicono lunga, la dicono. Bene, bene. Però bene. È passato il carnevale. È passato, adesso dobbiamo tornare seri. Il Frosinone ha avuto una battuta d'arresto che non ci aspettavamo. Perché, insomma, dopo il primo notaro, tempo... Notaro, io volevo far tirare su, tu invece mi rimani. No, è perché così è la... Però la corsa salvezza è aperta perché noi abbiamo gli scontri diretti, okay. E adesso gli scontri diretti non si possono più sbagliare, non si possono. Abbiamo l'Empoli e dobbiamo andare a fare i punti ad Empoli. Abbiamo due partite in casa, Spalle e Parma, che sono alla nostra portata, per cui dobbiamo sfatare, per quanto adesso non l'abbiamo fatto, lo Stirpe. Okay. Per cui 9 punti sono alla portata nostra e poi la corsa secondo me non è ancora chiusa perché c'è la Spalle che non sta andando proprio sta bene, sì. Avendo poi le altre partite insomma un po' proibitive, diciamo che... a noi di proibitive Inter, Napoli e Milan sono rimaste, sì, ma sono sparse volte, per sì. Cui alla fine noi abbiamo avuto un inizio campionato con Lazio, Roma, Juventus, sì. E per cui ci ha un po' tagliato senza le gambe. Dimenticare l'Atalanta che quando l'affrontiamo noi sì, va bene. Vabbè. Però ecco, diciamo che adesso gli scontri diretti non li possiamo sbagliare più, non li possiamo sbagliare. Il Torino era la squadra che sapevamo che comunque nell'ultimo mese e mezzo era la squadra più equilibrata, meglio, sì, è vero, per sì. Cui insomma 44 punti il Torino non possiamo dire niente, per cui è stata la seconda Atalanta, è stata fammi per sentire noi. Un po' il generale che mi Prego. Diceva generale, che mi dici? Bella sta cosa, generale notario, ormai non abbiamo più un'identità noi. Pensa chi ci vede da fuori, ammazza, un generale, notario, una trasmissione importante, è vero, è tutto vero, è tutto assolutamente vero. No, è stato il cambio di Meite, Iago Falchi, è entrato Iago Falchi sì, e non abbiamo capito più. E poi ha tirato la punizione Iago Falchi, impressionante. Infatti siamo rimasti nel risultato fino alla fine, ma se entra quella punizione... Niente, dobbiamo stare attenti più a queste cose. Forse Baroni ha tardato un pochettino a rimettere a posto la squadra, perché poi il Torino ha cambiato il modulo, è diventato insomma imprevedibile per quel cambio, perché Medei rischiava l'espulsione. Rischiamo. È vero, che era anche ammonito. Senti, sulla corsa salvezza generale 7-9 punti, che mi dici? Crediamoci ad oltranza. Ok. Crediamoci ad oltranza, fino a che non ci condanna la matematica ci dobbiamo provare. Il 26 maggio dobbiamo crederci, poi tiriamo le somme, vediamo che succede. Per forza, poi speriamo che questo stadio si riesce a riempire. Parlavamo prima, però ti ricordi lunedì scorso abbiamo detto i prezzi, però la campagna c'è stata mano per mano, qualche tifoso in più c'è stato qualche tifoso in più c'è stato, ci sono spazi meno vuoti, che mi dici, pretendevi ci un sono. Po' di più, ma guarda, dimmi, ricordo contro il Palermo c'è stato uno stadio che secondo me ha superato il Matusa contro il Palermo, no è vero. Uno stadio caldo, una cosa veramente impressionante, quell'atmosfera spinto... non c'è stata più, no, poi non c'è stata più perché poi, come ripeto, i distinti si sono spostati nelle curve e hanno messo pure in difficoltà sti ragazzi della curva nord, cioè ma Marco, Gianluca, ma che devono fare? Se trovano mezza facile, curva che canta, un'altra mezza curva che si va a vedere la partita, sì. Cioè chi si va a vedere la partita? Se ne va ai distinti, insomma, però fate qualche cosa. 500 euro quest'anno, costavano il doppio, quindi giustamente. Aspetta, parlate con il microfono, se non si capisce. Sì, passo. Vai, generale, prego. Vai, Gerardo, vai. Se no, voglio dare un'idea, un bel maxi schermo. E si vede una partita. Ho capito, però... Tanto il presidente ce lo fa il suo regalo. Sì, quello sì. Quello sì. Vuoi andare un attimo dal professor Ludovici. Professore, lei che è sempre insomma, particolarmente bravo nella disamina, insomma, che mi dici di questa corsa salvezza? Comunque è stato già focalizzato abbastanza. Okay. In effetti, quindi stiamo facendo un buon lavoro. No, infatti, okay. Bene. Ecco, l'importante insomma, è che il tecnico deve avere un attimo la possibilità, la tranquillità di riorganizzare un attimo quello che è stato fino adesso il lavoro. Aspetta, professore, devo interrompere. Roma in 10, ok. Roma in 10. Florenzi espulso. Elisa tranquilla e Francoforte ancora vince con il Düsseldorf. Speriamo. Puoi stare. 81esimo minuto. Mancano 5-6 minuti. La Roma è in 10, però sta vincendo per il momento ancora 2-1. Prego, professore. Speriamo che la Roma mantenga un attimo. Speriamo almeno, che mantenga, ci dia una mano in questo senso. Quindi... Ecco, dicevo che l'importante è che si ridà un attimo questa possibilità di focalizzazione
dell'equilibrio della squadra, okay. Perché ovviamente dico, il secondo tempo è stato quello che è stato, insomma, però la condizione fisica con una squadra come il Torino, che sta in buone in ottime condizioni, non è stato così facile tenere bada, è vero, a quella questo, classe questo lì. Assolutamente, assolutamente. Adesso vero. C'è Francesco che è parola ai giovani. Che Francesco, sta... che mi dici? Francesco, che sei, mi dicono che sei un grande esperto di calcio. Dimmi un po'. Stavo in curva sud e posso dire che in mezzo a molte persone anche più grandi di me, anche che comunque erano anche abbonate da più tempo di me, io ero l'unico che, cioè io sono l'unico che canto. Ok, in curva sud. Sì. Ok. Per cui molte volte mi sento anche un po' a disagio nel certo, vedere. Canti da soli, come questo è matto. Però continua a cantare, continua prossimo a cantare. Prossimo anno ti aspettiamo in curva nord. Prossimo perché... anno ti facciamo fare il pass dell'Elisa, perché in curva nord comanda Elisa. Ti facciamo fare un pass particolare e tu puoi entrare. Puoi sì, alla fine nord. Quello è il mio obiettivo, la curva nord. Quindi stai facendo un anno da apprendistato in curva sud e poi vai in curva nord. Vai Michela, vai. Aggiornami un po' sui messaggi che poi già mi sta guardando, gli devo dare, gli devo vedo, dare la parola. C'è bisogno di un po' di magia, è infatti. Bello caldo. È bello caldo stasera, vai. C'è Giuseppina che scrive: al Vinto Stirpe c'è una bellissima tifoseria, ma il nostro Frosinone ancora non ci ha regalato questa vittoria, ma il Frosinone non deve mollare. Poi Giordano scrive: se avessi saputo in anticipo che l'arbitro sarebbe stato Giacomelli, sarei andato a trovarlo molto pacificamente nel suo bar nel centro città. Poi scrive: mai mollare, domenica tutti ad Empoli cercando di farne tanti come sempre in quello stadio, ma di evitare di prenderli come l'ultima volta, a presto, molto presto. Mamma mia, l'ultima volta al 90esimo 3-0, al 95esimo 3-3. Francesco, vuoi chiudere? Dimmi. Ma sul piano tecnico io avrei sicuramente messo Beghetto al posto di Molinaro, okay. Perché ho visto che negli ultimi 10 metri correva tanto, però alla fine sbagliava il cross. Sbagliava i cross. Invece Beghetto magari insomma no, Beghetto, la palla la mette un po' meglio. I cross che fa, bene o male li... Anche perché avevamo 4 punti in campo, quindi magari Beghetto poteva darci una mano. Prego, dottore, è il suo momento, prego. Allora, che scherzo devi farmi questa sera? Nessuno scherzo. Vai, che sono cioè, diventato lo zimbello della città. C'è rimasta un'alternativa. Ok. Io propongo di fare un effetto che sia anche un rito. Un rito magico. Ah, okay, proviamoci. Okay. Ah, sì, okay. Però lo facciamo tutti insieme. Finalmente il rito magico. Io te lo chiedo da agosto, te lo chiedo. Vai. Ho capito, ma questo è un carte che ti giochi. Anche perché ci vuole tempo per farlo attivare. Quindi, insomma... Va bene. Okay. Poi quindi è l'ultima razio. Una stregoneria, una cosa del genere. Ok. Vai. Allora, io ho distribuito ad ognuno delle carte, quindi siete pregati di prenderle e di metterle sul palmo così. Ecco, per noi gioca Roberto. Anche tutti. Gioca Roberto per tutti. Tutti. Aspetta, aspetta, che forse ce l'ho, aspetta. Ok. Prendete ecco, le carte. No, aspetta, ce l'ho pure io, ecco. Tutti. Ok. Se no il ritmo non funziona. Ok. Allora, così. Le ho scaldate. Ci siete? Ok. Aspetta, ora. Aspetta. Io non ci sono. Dobbiamo prendere sì, togliete una carta. La penna e l'elastico. Posso sbagliarle? Sì, sì. Devi togliere la penna e l'elastico. Allora, l'elastico lo devo togliere, ok. La penna la usiamo dopo. Cioè io penso se a casa fanno gli stessi no, giorni cioè, nostri. No, cioè, vai, ok. Oh. Vai, ok. Vai, Michela, giochiamo in coppia. Giochiamo vai. Ok. Eccolo qua. Ce l'avete così? Sì. Test. Con forza. Dovete dire. Credo nella magia. Credo nella magia. Sì, ma così no, non no, credete. Adesso, però, no, so. Cioè, ma... Per favore cambiate canale. No. Vai. Credo nella magia. Credo nella magia. Credo nel Frosinone. Credo nel Frosinone. Bene. Ora prendete le carte e mescolatele. Bellissimo. Ci siete? Vai. Ah, ok. Okay, vai. Mescolate le carte. Io lo faccio così, vedete. Vai, ok. Ora ne prendete una. Sì. Oppure due. Oppure tre. Ognuno deciderà. Vai, a Michela, suo piacere. Vai. O una, o due, o tre. Dopodiché le prende e le lancia in aria dicendo: credo nella magia! Via! Credo nella magia. Oh, che bella questa cosa. Ok. Vai. Ora le rimescolate. Ok. Bene. Mescolare, mischiare, tradotto per lui, tradotto. Vai, ok. Ora tenetele in mano così e guardate la carta che sta sotto. Chi ha la penna e volesse la può firmare. Comunque memorizzatela perché è importantissima. Ok? Va firmata questa carta. La mia è questa. Ok. La possiamo far vedere la carta oppure? Ognuno può far vedere. Vabbè. A tutti, rimettete il mazzo. Io ho il 5 di cuori. Ok, e la rimettete giù. Vai, il giù. Mazzo tutto giù, okay, sulla mano. Vai. Benissimo. Ora, abbiamo detto che crediamo? Sì.
ognuno ha tolto chi una, chi due, chi tre, quindi ognuno avrà un numero di carte indefinito in mano, non si sa. Sì, okay. Proviamo a fare lo spelling. Prendete la prima carta e fate K, K. E la mettete sotto. K. Ok, va. R. R. Figati. E. E. D. D. Va. E. E. R. R. E. E. Ora facciamo un'eliminazione stratomagica. Fate questo. La prima la mettete giù, sotto. Ok. Okay. E l'altra via. Via. L'altra la mettete giù. Okay. E l'altra via. Vai. L'altra la mettete giù. Ok. E quella su via. Via. E ancora la mettete giù. Sì. E poi via. Via. La mettete giù. Via. Rimanete via. O non la vedete? Che maledetto. Ora ognuno ha visto una carta. Sì. Continua, chi chiede ancora deve continuare, mette giù e via. Certo, ognuno chi fino all'ultima, giù. Vai. Vai. Ora guardate la carta e se è la vostra scelta e firmata al mio tre fate credo nella magia, ok? La mia lo è. 1 2 3 Credo nella magia. Tutti la loro. Benissimo. Firmata. Grande, grandissimo. Firmata. Grandissimo. Firmata. Se ognuno con la carta sua firmata, non nelle mie mani, quindi se funziona questa. Jerry. 2-2. Non so ma se ma questa ho detto dopo, non adesso, dopo. Jerry, 2-2, Jerry. Cioè, la magia è segnalempo. Dopo, non adesso, qua? Dopo. Come si chiama? 2-2. Guarda, se non vinciamo la prossima in casa, l'ho detto prima, per attivarsi ho bisogno di tempo. 2-2. Ah, ok, abbiamo bisogno di tempo, quindi non è una cosa istantanea, abbiamo bisogno di tempo. 2-2, niente, segniamo tempo. La Roma è allucinante, veramente. Ha segnato Krunic all'88esimo. Riesce a regalare i punti a tutte le nostre dirette concorrenti. Io non so più che. Vabbè, c'è ancora qualche minuto, più recupero, insomma, speriamo in una buona notizia dall'Olimpico. Noi abbiamo ancora qualche minuto, quindi ci proiettiamo proprio, Roberto, sulla sfida del Castellani. Senti, Baroni ha detto spareggio, dentro o fuori, sei d'accordo? Beh, sì. Chiaramente, dal punto di vista aritmetico, un eventuale pareggio non ci taglierebbe proprio fuori, perché abbiamo detto dobbiamo fare 7 punti in 3 gare, meglio, puoi fare anche uno, meglio 3, se 3 fatti ad Empoli, però okay. Tutto sommato avremmo ancora delle possibilità aritmetiche di farcela. Però è chiaro che a questo punto, se avessimo vinto col Toro, potevamo anche ragionare dobbiamo nell'ottica di un pareggio al Castellani. Adesso lì bisogna vincere, bisogna accorciare le distanze, perché se no le giornate diminuiscono e il distacco resta sempre invariato. Noi diciamo sempre, vabbè, siamo a 5 punti, però siamo a marzo. Se 5 punti restano quando mancano 4 partite diventano un macigno. È quindi dentro o fuori, Elisa? No. No, okay. No perché finché la matematica non mi condanna, per me non esiste o dentro o fuori. Okay. E poi vorrei far notare che dal mio punto di vista è cominciato un mini campionato diverso, okay, con il rientro di Paganini, di Federico Dionisi in panchina, che ha dato sfogo a tutta la sua tempra negli ultimi 10 minuti di partita, non sapeva più a chi, con chi parlare. Bene, meno male, una buona notizia, meno male. Bisognava attivare. Siamo stati 3 ore a dire credo nella magia, credo nella magia. Ho detto di attivarlo. Dobbiamo applaudire il Mario. No, è vero, però. Correzione, bene. Già per tornare, ok. Vai Elisa, dimmi. Abbiamo nominato Federico Dionisi, gol annullato. È fantastico. No, e dico che il rientro di Federico Dionisi
Beh, sarà sicuramente, insomma, un valore aggiunto da un punto di vista sportivo, sicuramente, tecnico, però... È uno che si fa sentire, sì. Insomma, io ricordo contro il Venezia la sua pallonata contro la panchina e poi, insomma, la partita che nonostante Ariao si fosse fatto l'autogol, sì. Si è riaccesa improvvisamente. Ricordo il gagliardetto sul viso di Nestorowski contro come il Palermo. Come a dire benvenuto all'inferno, cara Nestorowski. Sei qui e non esci da qui, okay. Se non perdente. E ieri, insomma, il suo atteggiamento in panchina diceva la stessa cosa. Faceva avanti e indietro, urlava, non si sapeva più con chi stesse urlando. E quindi sia lui, Paganini, che è in formissima, non vedeva l'ora di giocare, è in ottima forma e si è visto, e a me ha fatto anche molto piacere vedere di nuovo in campo come titolare per la prima volta da inizio campionato Mirko Gori. È vero che è un po' l'anima Ciociara, che è l'anima Ciociara e merita questa categoria, e secondo me ieri lo ha dimostrato. Assolutamente, sì, è stato grande soprattutto nel primo tempo. Luigi, da ex tifoso della Fiorentina, un piccolo derby per te, Frosinone-Empoli, dai, siamo lì, no? Andiamo là e vinciamo, ci credo. Senti, Frosinone che... visto nelle ultime giornate mi fa ben sperare. Un Frosinone diverso, ti aspetti qualche cambio, oppure magari lo stesso Baroni può dire, senti, ormai siamo arrivati, giochiamocela, butto le tre punte, la metto lì. No, mi aspetto, io la penso dall'inizio in questa maniera, mi aspetto che Sciofani in campo e Pinamonti al limite gli ultimi minuti, okay. Perché il campo ha dimostrato proprio questo. Che uno è vero, a partita in corso, a partita in corso lui è capace di cambiarla, dall'inizio soffre e ieri ha sofferto veramente, non mi dispiace dirlo ma non l'ha presa mai. Mentre mi arrivano messaggi, Angelo tranquillo, gol annullato, va bene, siamo tranquilli. Stavo per dire prima, nonostante la Roma ci credo ancora fortemente, okay. però meno male, grazie al mago hanno annullato il gol. Grazie quindi... al mago, meno male. Certo che da un punto di vista tattico, se uno pensa, finita? Oh ok, meno male, tiriamo un sospiro di sollievo, quindi restiamo a meno 5 dall'Empoli, con lo scontro diretto da giocare da loro. Vai. Pensiamo che Goldanica nelle ultime gare, insomma, è apparso un po' affaticato, quantomeno. No? E un po' impreciso, e magari poverino, da quando è venuto qui col Danilo ha iniziato a sbagliare, adesso che ci penso l'abbiamo un po' rimbambito con le chiacchiere, dai. Ha fatto un gran campionato fino a questo punto. E forse adesso è un po' sceso di rendimento, magari sarà anche stanco, non lo so, però una soluzione 4 dietro sarebbe magari la famosa difesa a 4, prima o poi tornerà protagonista. Speriamo, no, dà più sicurezza. Ma a me non lo so, sì. Vediamo. Senti Roberto, Marco Baroni, Beppe Iachini, abbiamo anche realizzato una grafica nel pomeriggio, anche un confronto tra due tecnici, insomma, che sembrano uno l'opposto dell'altro, perché Baroni è uno che ama giocarsela sempre a viso aperto, l'abbiamo visto in carriera, le tre punte, il 4-3-3, insomma, allenatore anche a tratti spregiudicato. Dall'altra parte Iachini, che insomma sembra un calcolatore, uno che sta lì, comunque i risultati li raggiunge perché porta in salvo le squadre, ha vinto diversi campionati di Serie B, ha il suo cappellino lì immancabile. Che partita ti aspetti in questo confronto tra i due tecnici? Una filosofia di gioco assolutamente differente, come hai premesso giustamente tu. Sicuramente una partita a scacchi da giocare con molta attenzione da parte di Baroni. Sicuramente ci sarà anche quel pizzico di spregiudicatezza questa volta, che deve avere necessariamente, perché io insomma ho premesso che secondo me a Empoli si deve giocare per vincere, il pareggio lo potremmo accettare poi se proprio non dovessimo riuscire in quello che è l'obiettivo principale. Iachini bada al sodo, è un allenatore un po' più vecchio stampo, no, se sì, vogliamo, no. Mentre il nostro Baroni un po' come De Zerbi, allenatore sì. della nuova frontiera, pensano ad essere sempre molto propositivi al gioco, non hanno l'assillo del risultato, ma in questo caso dovrà averlo perché assolutamente adesso, insomma, è troppo importante stare attenti. Però io sono fiducioso, Angelo, soprattutto in ragione di quelle che sono state le prestazioni delle due squadre nelle ultime 4-5 gare. Onestamente ho visto un Empoli molto in confusione e ho visto un Empoli soprattutto molto molto vulnerabile in difesa. Sì. Quindi noi dobbiamo essere bravi. Ha preso 3 gol con il Parma una settimana fa. Dobbiamo essere bravissimi a cogliere un Parma che comunque era motivato al 50%, perché fa parte proprio di quelle 3-4 squadre che adesso non hanno obiettivi particolari, sono ampiamente salve, non inseguono l'Europa, quindi potrebbero anche un po' tirare remi in barca o comunque giocare così per onorare semplicemente l'impegno. Lo ha fatto il Parma bene ad Empoli e avrebbe dovuto vincere, perché poi senza quella parata
di, non Dragoschi, perché c'era l'altro portiere. Sì, c'era l'altro, giorno, è vero, sì, sì. Sul tiro della mezza rovesciata di Kučka, sì. Avrebbe preso addirittura il quarto gol dopo aver inseguito casa, sì, per la terza volta con successo. Quindi è una squadra che ha qualche difetto. Provedel. Abbiamo avuto avversario con il Sì, quindi credo onestamente che in questo momento l'Empoli dietro sia molto, molto vulnerabile e noi dobbiamo approfittarne. Abbiamo delle frecce acuminate, abbiamo Ciofani che è ansioso, smanioso di lasciare il sigillo come ha già fatto a Genova con la Sampdoria. Anzi, abbiamo anche all'andata. Abbiamo un talento non più inespresso, un talento già definito, compiuto come Pinamonti. Abbiamo poi l'estro di Ciano, quindi credo che insomma ci siano molte possibilità di far male all'Empoli. Per vincere al Castellani ci sono tutte. Elisa, che mi dici? Una parola. Però vorrei rivedere in campo pure Ariaudo. Ok, Ariaudo per Salamon, oppure pensi ad un cambio di guarda, difensivo? Guarda, trovare il modo di far giocare quello che secondo me è il miglior difensore del Frosinone. Ok, quindi Ariaudo in campo dal primo minuto. Mi Caputo è il pericolo Caputo. Maggiore. Credo Caputo sia il pericolo maggiore. Del Frosinone. Ci ha fatto gol anche con l'Entella, sì. Anche col laccio della scarpa all'ultimo minuto ce l'ho fatto. Sì, a Empoli, in quella partita veramente da manica. Brighenti, bravo, io pure, no è vero, Brighenti. Cioè, anche perché Brighenti condannato per quell'errore con la Samp nelle prime giornate, poi praticamente è uscito e non è entrato più. Michela, dimmi... Abbiamo tirato un sospiro di sollievo, sì. Ma era una fake news dal nostro pubblico, perché in realtà stanno ancora giocando al 96esimo minuto, quasi 97esimo. Si gioca l'Ultranza, ok, va bene. Per il momento ancora 2-1. Fammi vedere. Abbiamo il pronostico, voglio vedere che hai combinato. Io annuncio che per la prossima settimana io darei tutta l'energia per il risultato, cioè non facciamo pronostici perché è una sofferenza eccessiva. Quindi vabbè, questo lo leggiamo, dopodiché ci fermiamo un po'. Ora è finita 2-1. Okay. Io già riprevedo la partita Frosinone-Torino, finirà con una rete per il Frosinone, ma sicuramente non basterà. Quindi avevi previsto una rete del Frosinone, sì. E poi è avvisato l'amico nostro, sì. Sì, l'ho avvisato. Eccola qua. La scrittura da dottore, il nostro mago, quando gli fa la ricetta che non capisci nulla. No, l'importante è che sia capita. Ripeto, fermiamoci un attimo le previsioni. Io convergerei l'energia sulla positività. Sulle magie, va bene. Ecco, bravo. Va bene, ok. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie, caro mago. Intanto, grazie. Michela, grazie. So io come lunedì prossimo. Credo nel Frosinone. Chiudiamo, Roberto, grazie. Grazie Elisa, grazie, torna a trovarci. Luigi, grazie, torna a trovarci, grazie. Grazie a tutti gli amici nel nostro studio, nella nostra piazza. Grazie Giovanni, generale, notaro, grazie a tutti, grazie Piccolo, grazie. E niente, ci vediamo lunedì prossimo. Domani attenti a quei due. Domani attenti a quei due. Le repliche di questa notte a 12:45, domani 11:45. Dai, forza che ce la facciamo. A lunedì, ciao.